tutti, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un video un po' più particolare del solito, un video un po' di nicchia, perché quest'anno si festeggia il primo anno del gruppo WhatsApp della Piccionaia. Per chi è iscritto da poco, la Piccionaia è un gruppo che appunto di cui faccio parte anch'io su WhatsApp, in cui discutiamo un po' di libri, di vari argomenti, in cui ci si ritrova un po' a discutere appunto. È passato un anno da quando questo gruppo è stato creato, man mano si è aggiunta gente e adesso siamo alla bellezza di 16 persone. Risponderò alle domande del piccione che mi ha taggato, ovvero Nick. Vi lascio giù il suo canale è Luca Von P, che saluto, ciao Nick. E sono veramente contenta di essere stata pescata da lui, perché con Nick diciamo che sono leggermente più legata rispetto agli altri, perché è stato lui comunque ad inserirmi nel gruppo, quindi diciamo sempre un minimo di affetto nei suoi confronti proprio per questo, perché se non fosse stato per lui non avrei conosciuto questo gruppo fantastico. Le domande che mi ha fatto Nick, rispondiamo una per una. Purtroppo ho preso appunti perché ovviamente non riesco, sono tante cose da dire. Domanda numero 1, una parola per ogni piccione. Vale una parola, un pensiero, qualunque cosa. Quindi cominciamo subito, sono in ordine alfabetico. Ed è la prima è Angela. 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 Angela è... è risata, cioè fa ridere, è veramente quella che fa... mette di buon umore tutto il gruppo. Ogni volta che apre bocca appunto ridiamo come matti, perché è così, è fantastica, è spontanea, molto divertente davvero. Dada del canale Dada U, per te la prima parola che mi viene in mente è Star Wars, perché effettivamente è grazie a quel tag che io ti ho conosciuta. E tra l'altro vi lascio giù in info box se volete il link a quel video. È stato proprio forse il primo legame che abbiamo avuto, questa passione in comune io, lei e Sabri, e se non fosse stato per Star Wars non l'avrei conosciuta, quindi ciao Giada. Debbie del canale Debbina, la parola sarà scontata, mi dispiace cara, però quella è ed è gatto, perché nei suoi video si vede spesso che magari mentre registra i suoi gattoni vanno in giro, la tormentano un po', se ne stanno lì accovacciati a dormire, e quindi a me subito viene in mente la parola gatto se penso a lei, perché oltre ad essere tenera come un gatto ci sono tanti gatti nella sua vita. Francesco del canale Il Cuore di Excalibur, allora io per lui ho scelto la parola bicimaniaco. Ora è molto, in maniera molto divertente, non voglio offendere nessuno, però spesso e volentieri lui ha la passione per la bici, ma spesso e volentieri sentiamo di bici che si rompono, bici che si sfasciano, ho portato la bici da ciclista, è successo questa la bici, e la bici di qua, e la bici di là, insomma, puntualmente le sue povere biciclette non si sa per quale motivo subiscono mille e mille catastrofi, quindi cosa fai con queste povere bici, ma ce lo vuoi spiegare? No, però per te questa è una persona deliziosa, appunto con una passione che è quella dell'andare in bicicletta. Se finiscono così spesso dal ciclista vuol dire che le usa tanto, quindi continua con la tua passione, Fra, non ti preoccupare. Jules del canale Book Jules, per te ho scelto la parola, o meglio, sì, il nome, Mr. Hyde. Perché diciamocelo, io non so neanche come sei fatta in viso. Quindi per me resti quell'entità nascosta che non saprò mai come sei, chi sei, qual è il tuo viso, cioè sei quell'enigma da scoprire, è affascinante. Giulia del canale di Mi hanno detto di fare un blog, per te ho scelto la parola immortale, perché io non ci riesco ancora a credere, il giorno in cui tu mi hai detto l'età che hai, che ovviamente non dirò in diretta perché è maleducato anche da parte di una donna dire l'età di un'altra donna, ma il giorno in cui tu mi hai detto l'età che hai mi hai letteralmente traumatizzata, come si fa con i bambini quando dici che Babbo Natale non esiste. Complimenti, io davvero un giorno scoprirò dove prendi l'elisir di lunga giovinezza, perché io non ci posso credere. Per il canale di Melissa l'ho voluta inserire insieme a PG e per loro due ho messo due parole, coccole, cazzotti. Ovviamente il riferimento, parlo con voi Mede PG, dovreste riuscire a coglierlo, perché tra l'altro è il nome di un locale in cui molto probabilmente, non è ancora detto, quest'estate potremmo benissimo andare io e il mio amore.
quindi nel caso fateci sapere se c'è disponibilità. Nick del canale Duca Pompia, colui che mi ha taggata, per te mi dispiace dirtelo, ma l'unica parola è stata cretino. Perché sei il nostro cretino, io non ho trovato altre parole, mi spiace. Nick è il tornado di positività che investe il nostro gruppo e noi per tutta risposta lo omaggiamo dandogli del cretino. Però vabbè, è un cretino molto 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 affettuoso, quindi mi raccomando, prendilo come tale, perché davvero in realtà è un altro modo per dirti grazie o ti vogliamo bene. Però mi spiace, è cretino, quindi resta cretino. Ross. Allora, per Ross davvero ho cercato di pensarci un po', ma a me viene in mente soltanto Magic Kindle. Magic Kindle, ovvero il tuo fantastico Kindle magico che solo a te riesce a far leggere le cose a tempo record. Io davvero, se ne hai un altro modello, passamelo, perché io non, davvero, quando leggo in Kindle non ce la faccio, non riesco a leggere così velocemente. Per quanto riguarda Sabrina, anche per lei ho più o meno dato una coppia, se così vogliamo dirlo, ovvero Seba's Best Friends Forever. Perché è ormai, appunto, soprattutto in quest'anno, io ho imparato a conoscervi i primissimi tempi come coloro che litigano per qualunque cosa, ma si vogliono bene. Quindi è rimasto un po' questo mito, questa vostra aura di amore e odio quando ci si comincia a confrontare. Quindi per me è così, cioè per me voi siete ormai i migliori amici di tutta la piccionaia, storici. Per quanto riguarda Seba inoltre, ho pensato anche alla parola mani, e Seba lo sa perché perché io ho un'ossessione per le mani di Sebastiano. Sono grandi, sono veramente grandi le sue mani, io non lo riesco a capire perché. Cioè, la prima volta che io ho visto prendere in mano Mago di Oz di Baum in edizione della Mini Mammut, io ero rimasta sconvolta perché in mano mia era grande così, in mano sua era grande così. Quindi per me è mani. Io per Seba mi intrometto, scusate, aggiungerei anche un sindaco di Jarratown, perché da quando abbiamo spedito quel libro qualche tempo fa, in testa Jarratown mi è scivolato dalla testa, quindi un giorno verremo a Jarratana e tu ci farai da guida per le meraviglie di Jarratana, va bene? Quindi, sindaco di Jarratana. Andiamo avanti veloce, mancano le ultime tre persone, ovvero Valentina del canale Book Addicted, e per te, collegata anche stavolta ad un piccione, ovviamente c'è Sombrero, ovvero nome completo Sebastian Vector Sombrero. Lei ormai è la mia nuova eroina, perché ha creato quel piccolo cortometraggio e ha fatto un piccolo cortometraggio sull'ossessione di Sebastiano e i suoi corrieri. Cioè, secondo noi i corrieri hanno paura di Sebastiano perché lui ordina un sacco di roba e poi si apposta alla finestra ad aspettare in maniera abbastanza inquietante i corrieri. E Vale, grazie. Tu hai reso un posto migliore la piccionaia, grazie. Per quanto riguarda Valentina di Polvere di Chiosso, è stato un po' difficile, perché lei è una persona abbastanza pacata, molto molto seria, molto molto a modo, ma per lei ho trovato la professoressa, perché è vero, cioè nei suoi modi di fare ha anche questa cosa di essere molto riflessiva, è una persona soprattutto molto fine, quindi mi dà proprio l'idea di essere una professoressa, una persona molto di alta classe tra l'altro, e quindi non ho potuto pensare ad altro se non a questo. Infine, Valentina del canale Vale Libri, per te ho pensato a Trilli. Trilli perché? Perché in ogni video, soprattutto quando fai tipo book haul o i libri Yan haul, si sente questo sottofondo di campanellini, che io credo siano i tuoi bracciali, però davvero non c'è un video in cui non senta questo trin 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 trin. E quindi per me ormai tu sei diventata Trilli. Dopo questa carrellata quasi infinita, per solo la prima domanda, io ti ringrazio, Nick. Domanda numero 2. Come hai conosciuto Marco e che progetti avete come coppia? Brevemente, noi ci siamo conosciuti quando avevamo 16 anni, uscivamo nella stessa compagnia e non lo so, è successo piano piano, non c'è stato un momento proprio preciso, ma abbiamo capito di piacerci e
da lì è nato tutto. Progetti come coppia, credo che abbiamo gli stessi progetti che abbiamo un po' tutte le coppie: riuscire a trovare un lavoro, trovare casa, perché sì, Nick, noi non abitiamo insieme, sì, ci vedi spesso in casa sua, ma non abitiamo insieme, te l'assicuro, però ci piacerebbe tantissimo vivere insieme. E insomma, sì, abbiamo i progetti che hanno tutte le coppie, insomma, finire poi su, chi lo sa, magari sull'altare. Comunque, domanda numero 3. Risceglieresti veterinaria? Allora, premetto che io faccio una facoltà di veterinaria, più che veterinaria. Si chiama allevamento e benessere animale, ma vabbè, questi sono dettagli. Per le materie sì, lo sceglierei altre mille volte. Per le prospettive lavorative forse un po' meno, perché è una figura che ancora non è molto conosciuta qui in Italia, quindi vabbè, difficoltà, mica difficoltà, io credo che non è il massimo. Però devo ammettere che penso che questa sia la mia strada, quindi non cambierei, quello sì. Numero 4. Come hai scelto la musichetta di sottofondo nei tuoi video? Allora, questa è una storia un po' particolare, sai? Esatto, cioè, insomma, una candela storia, in effetti. La prima volta che la raccontiamo, però appunto ci voleva, era il momento giusto. Lo sentivamo. Domanda numero 5. Per te la piccionaia è? Per me la piccionaia è casa. La piccionaia è una seconda famiglia, chiamiamola così. È un posto dove posso rilassarmi, dove posso parlare con persone con cui so che non mi giudicano, o comunque se lo fanno, lo fanno in maniera costruttiva, senza secondi fini, spesso volentieri si arriva anche a dubitare delle proprie amicizie, sperando che i giudizi siano sempre onesti, senza interessi. Io penso sempre che quando sto con loro e parlo con loro ricevo sempre conforto e giudizi senza interessi, quindi per me veramente sono persone deliziose, è un luogo dove posso veramente essere me stessa e stare tranquilla senza spaventarmi di quello che possano pensare. Quindi sono veramente contenta di essere entrata in questo gruppo e spero che continui ad esistere. Io ho finito con le domande, direi che estraiamo il piccione. Adesso urna, dove sei? Arrivo. Eccoci qui, ci siamo. Senza ammazzarti, amore. L'urna è arrivata. Ok. Abbiamo qua i bigliettini, che altro che vasetti, esatto, contenitorini. Io ho l'urna personale. Quindi sono, cos'è, 4 nomi, 5, sì. Preso. Mm-hmm. Io ho estratto Giada. Il canale Dada U. Non so se si vede. Ok. Allora, Giada, ecco qui le domande per te. Domanda numero 1. Piccionaia, ovviamente le domande poi te le lascio giù in info box, quindi stai tranquilla. Piccionaia, 2 punti. Raccontami che cos'è per te. Domanda numero 2. Hai animali domestici? Se sì, mostrali in video. Valgono fidanzati, sorelle, fratelli e peluche. Domanda numero 3. Racconta brevemente una caratteristica buffa di ognuno di noi piccioni. Domanda numero 4, questa è a tema Star Wars. Lato scuro o lato chiaro? E del lato che hai scelto, qual è il tuo personaggio preferito? Domanda numero 5, dimmi un po' qual è il tuo classico preferito. Quindi io ho finito. Giada, noi ci vediamo al prossimo video, appunto, che aspetto con impazienza. E con gli altri ci si vede al prossimo video. Ciao!